Continua la battaglia sugli autovelox dell'avvocato aquilano Carlotta Ludovici. Dopo Bussi sotto la lente di ingrandimento, c'è lo scout speed di Scafa nel Pescarese, che sta mietendo vittime per eccesso di velocità. Tecnicamente è uno strumento di rilevamento dinamico della velocità che è incastonato al centro del tergicristallo anteriore dell'abitacolo della vettura della polizia, che viaggia nella stessa traiettoria, cioè sulla corsia opposta rispetto al veicolo sanzionato, una sorta di autovelox nascosto dentro l'auto della polizia. L'aspetto interessante è che l'automobilista incappato in questa situazione ha deciso di ricorrere al giudice di pace, ritenendo illegittimo l'uso di questo strumento di rilevazione di velocità, e lo scorso 21 giugno è arrivata la sentenza di accoglimento del ricorso. Il giudice in particolare ha accolto uno dei motivi di ricorso, uno tra i tanti motivi di ricorso, tra cui appunto la mancata omologazione dell'autovelox. Infatti lo scout speed sostanzialmente è paragonabile, assimilabile agli altri autovelox, sia quello fisso sia quello mobile, non rappresenta un terzum genus, e quindi la mancata omologazione dello stesso comporta appunto la nullità della contravvenzione elevata con questo apparecchio. La strada percorsa anche un altro autovelox nei pressi di Manoppello, anche questo ritenuto illegittimo a seguito di un ricorso presentato sempre a mezzo dell'avvocato Ludovici. Si parla di circa 200 ricorsi in totale che riguardano gli autovelox che l'avvocato aquilano sta seguendo. In realtà, diciamo, non possiamo fare un conteggio specifico, però siamo nell'ordine di 200 ricorsi o più, insomma, sempre per quanto riguarda il discorso dell'utilizzo di questi marchingegni, di questi apparecchi di rilevamento della velocità, che sono risultati sostanzialmente tutti non omologati.